importante connettere con tutto un altro tipo di problemi, che per esempio nel caso della ceramica. La ceramica è un materiale altamente industrializzato, che si parte da polvere ed acqua e che con dei mold e con delle tecnologie diventano comunque una materia. Marmo, ben sappiamo, è il materiale più nobile, quello che ne ha sofferto più metamorfosi. Tutti i marmi in realtà nascono dal bianco, colori chiari, ma nel tempo tutti questi marmi di colori che vediamo sono tutte impurità che entrano dentro del marmo e che le danno il colore. Cioè, che quello che fa diventare un onice rosa o una pietra azzurra meravigliosa come queste acque di mare, vengono fuori di impurità. E questo assorbire materia le dà una qualità al marmo che per me è meravigliosa. Con Budri, con Alessandra, stiamo facendo un ragionamento di dire, avendo una materia così incredibile, così già costosa in partenza, come poter giocare con lei e avvicinarla al mondo del design? Era molto difficile l'argomento, perché loro è un'azienda quando vai, dove hai le lastre di prima scelta, che sono quelle perfette, e tutte c'era sempre comunque una seconda scelta, quelle che secondo normalmente gli architetti non scelgono, perché sono quelle che per lo stesso tipo di materia o di marmo hanno meno validità, perché hanno delle impurità, hanno dei bordi maltrattati, hanno dei buchi. Io ho detto, lavoreremo sempre solamente con quella zona lì, quella delle materie impure, di quelle robe rotte, e quello stiamo facendo da un po' di anni, ogni anno diverso. Quest'anno abbiamo fatto un'altra ricerca e stiamo facendo lavorazione, questo dettaglio sulle superfici. Abbiamo fatto dei vasi dove avevamo giocato con delle lamiere. Non so, ci sono dei racconti poetici che a me mi risulta difficile spiegare, mi piace più che voi vedete, che vi fate un'idea. È un lavoro molto pittorico possibilmente quest'anno, però nascono dopo degli oggetti precisi. Amo molto il tavolo che abbiamo fatto dentro, che ha questa grossa impurità, il marmo, nel mezzo, che l'abbiamo ricoperto da resine bianca e rosa. Dopo abbiamo fatto dei nuovi contenitori, questi sistema di mensole che vivono così o vivono comunque anche verticali. Abbiamo fatto un lavabo che è dell'altro lato, e con Budri ho cominciato a rompere molti dei miei pregiudizi nei confronti di una materia meravigliosa.